Salve a tutti e benvenuti in un altro episodio di Icer. Allora, se vi ricordate nel video precedente ho parlato del verbo have, nella fattispecie have got. In quel video non vi ho detto un'altra cosa, che il verbo have got può significare ben altro. Nella fattispecie può significare dovere, cioè può significare dovere. Non vi convinco, vero? Prima di tutto, sapevate che esistono 5 modi in inglese che conosco io per dire dovere? E sto escludendo should, perché should è, diciamo, il condizionale. Iniziamo a dire come si esprime il dovere in inglese. Sicuramente dalle scuole vi ricordate che c'è il verbo must. I must do that. Poi si può utilizzare il verbo avere, seguito da to, per dire devo fare qualcosa. Prima di fare un esempio, bisogna ricordare che quando il verbo avere viene utilizzato per esprimere possessione, quindi è seguito da to, non si pronuncia più have, ma si pronuncia have. Non so, cambia la pronuncia, diventa una sorta di F. Quindi, se devo dire devo lavorare, posso dire I have to work. Però, si può utilizzare anche il verbo get per esprimere il dover fare qualcosa, sempre seguito da to. Tuttavia, get deve essere al passato. Quindi, se devo dire devo lavorare, posso dire I got to work. E adesso l'avete visto dove sto arrivando, vero? Perché possiamo unire have e got insieme per esprimere ancora dover fare qualcosa. Se devo sempre dire devo lavorare, posso dire I've got work. Quindi ecco perché ancora una volta have got torna utile, perché possiamo esprimere anche il senso di dovere. Se vi siete fatti bene i conti, vi sarete accorti che sono 4. Qual è la quinta? È il verbo ought to, per esprimere dovere. Ought è a metà strada tra should e must. È un condizionale, però siccome gli inglesi, come ben si sa, sono particolarmente gentili, non ti dicono you must do that, ma ti dicono you should, o maybe you ought to do that. Fra questi 5 verbi, l'unico che non va seguito da to è il verbo must. Il verbo must, nella mia vita, l'avrò sentito utilizzare, ve lo giuro, 3 volte. Perché si viene utilizzato quando si vuole esprimere un dovere e la cosa deve essere fatta necessariamente. Tipo, you must follow the rules. Perché se tu violi le regole, potrai essere buttato fuori dal lavoro, ti possono arrestare. You must follow the procedure, devi seguire le procedure. Nonostante che sia una persona che faccia abbastanza casini, me lo sono sentito dire pochissime volte. In una circostanza, quando me la sono sentita dire che mi imponevano dei comandi senza averne parlato prima, mi sono parecchio incazzato. Tipo, mi ricordo che ho fatto un meeting e poi per email molto spesso si mandano, diciamo, i follow up per mettere nero su bianco quello che si è discusso, e mi sono detto you must do 1, 2 e 3. Scusami, io non lavoro per te, tu sei un cliente e tu non puoi dare questo genere di ordini. Quindi quando una persona usa il dovere, non dovete tradurlo in italiano devo, ma dovete anche mettere il sentimento che ci sta dietro. Faccio un esempio. Con studiare. Supponete che un amico o un'amica vi invita ad uscire e voi non potete uscire perché dovete studiare. Hello John, you wanna grab a pint today? I have to study. I think I will skip today. Oppure la stessa scenetta potrebbe essere: Hello John, do you wanna grab a pint today? Oh jeez, I got to study. Oh damn it, I've got to study. I ought to study, I'm sorry. I cannot make it today. Oh no, I cannot make it, I'm sorry. I must study, otherwise I might be kicked out from the university. Come avete visto, 4 casi precedenti. Ah, vuoi, ti vuoi prendere una birra stasera? Ah no, devo studiare o dovrei studiare. Ma l'ultimo era con must. Perché in questa interpretazione io mi sono imposto quella sera che devo studiare, altrimenti potrei essere buttato dall'università. Quindi il must non utilizzate come traduzione letterale del verbo dovere. Nel 99% dei vostri casi, have to o got to fanno a caso vostro. Prima di chiudere,
C'è un altro appunto che vorrei fare. Got to, molto spesso, in inglese americano, viene accorciato con gotta. Non so se conoscete la canzone dei Black Eyed Peas, che inizia con I got a feeling. I got a feeling. Beh, la stessa cosa si applica con Otto, che in inglese americano molto spesso dicono Ota. Nonostante che la mia preferenza per l'inglese britannico è ovvia, questi modi di accorciare nel colloquiale è molto utilizzato anche dagli inglesi britannici. Quello che a me fa un pochettino arrabbiare è quando questi termini vengono utilizzati nella lingua scritta. Oh, quando ricevo le email che hanno questo genere di cose, a me fa parecchio arrabbiare. Ogni tanto capita. Molto bene. Commentate se sono stato impreciso su qualche cosa. Fatemi sapere se il video vi è piaciuto e ci vediamo col prossimo episodio. Ciao!